Ciao ragazze, buon pomeriggio. Oggi è domenica e mi vedete con un look un po' più nuovo, la treccina rossa, rossetto rosso e lo smalto rosso in tinta, perché da un paio di giorni è finito il mio evento che ho avuto in collaborazione con Canebo nella mia città Napoli, dove ho presentato tutto il make-up nuovo e il nuovo trattamento lifting che è arrivato. E sono contenta perché questo evento è stato particolare, perché l'ho intitolato L'elogio al rosso, perché il rosso non è altro che il colore del cuore, della passione, dell'amore, e non c'è cosa più bella in fondo che fare le cose mettendoci sempre il cuore, la passione e l'anima. Io sono fatta così e quindi cerco di trasmetterlo in ogni cosa che faccio. Bene, è un po' che non facevo un video, sono contenta perché finalmente da un po' di tempo non solo avevo comprato dei prodotti, ma li avevo avuti anche regalati, e mi faceva piacere parlarne con voi per avere anche un vostro parere e per poterli provare. Molti di voi li conosceranno e adesso mano a mano ve li mostrerò, ma principalmente perché penso che le persone e le signore che vengono nel mio negozio e che mi chiedono poi di altre aziende, prodotti di altre aziende che io non tratto, anche se ho tantissime aziende, è giusto che io sappia che cosa offrono, che cosa possono tra virgolette avere di diverso rispetto alle mie aziende, e ove mai poter consigliare un prodotto che non dico possa essere uguale, ma sicuramente analogo. E quindi mi sono presa delle cose, le altre ve l'ho detto le ho avute regalate, e mi faceva piacere con voi mostrarvelo, una specie di haul per farvi vedere un po' che cosa avevo preso in questi ultimi periodi. Quando vado fuori sempre prendo qualcosa che voglio provare, che non ho nel mio negozio, perché comunque la curiosità prima di tutto è donna. Poi io che trucco e che mi piace truccare e che questo è il mio lavoro, mi piace provare consistenze, prodotti nuovi e quindi avere cose che non ho, li ho presi perché poi possa provarli, possa farne delle recensioni nel mio blog e parlarne con voi e sapere cosa ne pensate, se li avete provati e perché no poterci poi scambiare delle informazioni. Allora, prima di tutto ho preso sia dei prodotti sia della Givenchy che vi mostrerò, che di Make Up For Ever. Non li ho ancora provati perché ve li volevo far vedere che sono intatti, per poi provarli e scrivere e fare una recensione. Allora, prima di tutto della linea di Givenchy ho preso il nuovissimo mascara, eccolo qui, che ho fatto anche la recensione sul mio blog, il Noir Couture, un mascara 4D, vale a dire volumizzante, allungante, infoltente e soprattutto di cura. E quindi sono molto curiosa di provare questo quadruplo effetto, anche se io trovo che, secondo me, e come insegno alla mia scuola, un mascara che faccia un po' tutto è come se non facesse bene nell'uno, nell'altro ancora. Questo è quello che penso e quello che trasmetto, perché secondo me il mascara va tanto lavorato, va usato prima un mascara che si separano e si allungano le ciglia per poi dopo infoltire, perché sennò poi vengono a mazzettini o vengono tutti attaccate tra di loro le ciglia. Che poi in più sia curativo, ma questo potrebbe anche darsi, ma comunque lo voglio provare. Devo dire che aprendolo, eccolo qui, mi sembra che voglia, o che non è uguale, non mi permetterei mai di dire questo, però potrebbe assomigliare alla lontana all'Extase di Dior, uno degli ultimi mascara che Dior ha creato, perché ha questo pennellino elicoidale che permette sia di dare volume che di allungarle e separarle. E quindi sono curiosa di vedere com'è, perché è l'ultimo nato nella famiglia di Givenchy. E prima ancora ho preso anche questo della sempre Givenchy, che è il Phenomenize, che è quello che ha la rondella alla fine di silicone, eccolo qua, che viene applicato in maniera verticale, quindi in questo modo, e volendo anche in maniera orizzontale, perché prende le ciglia anche più piccole, non dovrebbe farle a mazzettini, ed è un mascara panoramico che prende proprio tutta la curvatura della rima cigliare. E quindi sono curiosa di provarli entrambi e di vedere che effetto possono fare sull'occhio, e quindi poi dopo vi farò sapere. Sempre della linea di Givenchy ho preso una cosa particolare,
che è una penna che si presenta in questo modo, Mr. Perfect, che fa parte della linea Mr. Radiant e Mr. Perfect, e ho preso anche quel gel che ero curiosissima di provarlo, dopo ve lo farò vedere. E questa praticamente sono la penna, eccola qua, la punta bianca, queste sono delle punte intercambiabili per quando si consumerà questa, e serve per ritoccare le sbavature delle labbra, le sbavature degli occhi, l'arcata sopraccigliare, insomma quando noi con la matita non siamo perfettamente, diciamo, in linea con la nostra rima labiale, rima cigliare, quando è un po' sbavato, quando abbiamo bisogno di un ritocco molto veloce, sicuramente questo lo è. Ed è un effetto proprio naturale. Sono curiosa di provarlo non solo per me, ma anche quando vado a truccare, che molte volte un ritocco veloce, quindi una sbavatura, il cotton fioc non assorbe perfettamente bene e quindi o il pennellino non è perfettamente a posto, non è quello giusto, potrebbe essere una valida alternativa. E quindi mi sono incuriosita e lo voglio provare. Di questa stessa famiglia mi sono presa, che ne ero veramente curiosa, perché io di base al negozio di aziende quali possono essere Kanebo, Estée Lauder, Shiseido, ne ho tantissime, Dior, però avevo voglia di provare questo che è stato fatto un boom appena uscito, e infatti me lo sono fatto mandare da fuori perché qui era finito, ed è il Mr. Radiant, effetto Bon Min, buona salute, ed è un gel con questo micro pallini, ovviamente se riuscite a vederli, micro pallini che schiacciandosi dovrebbero dare luminosità. In più fissano la tenuta del fondotinta o di una crema colorata o di una terra, chi usa solo la terra. In questo caso lo voglio provare perché, come vi ho già detto, di base ne ho tantissime e ce ne sono un paio che mi piacciono notevolmente rispetto ad altre che sono valide ma personalmente non mi piacciono granché, e sono curiosa di provare anche questo. Farò una recensione nel mio blog e poi vi farò sapere che cosa ne penso, perché questo veramente ha scatenato la mia curiosità e il mio interesse, proprio come la nuovissima, perché è uscita da 4-5 mesi la nuova linea HD Definition Primer della linea Makeup Forever, che questa mi è stata regalata, eccola qua, ha delle microparticelle arsilicio, effetto naturale, però allo stesso tempo levigano il poro, attutiscono levigandolo e dona luminosità. È un effetto di luminosità un po' bianco madreperlato per un incarnato chiaro che vuole illuminare, un po' per togliere la stanchezza e anche il grigiore. E quindi sono curiosa di provare questo anche nuovo pigmento che è all'interno di questo HD per vedere che effetto fa sulla pelle e che non sia eccessivamente siliconato, quindi che crea doppiezza al fondotinta, effetto pallini quando viene steso, un effetto un po' troppo spesso, nonostante possa risultare naturale rispetto al gel per esempio di Mr. Radiant. E quindi anche questo mi è stato regalato e voglio provarlo perché ne ero curiosa. Sempre della linea Makeup Forever, siccome nelle nostre aziende prima esistevano e adesso le hanno un po' tolte, l'eyeliner in gel in cialdina, eccolo qua, nero, total black ovviamente, e sono curiosa di provarlo perché ha una definizione di un total black completamente scuro, pieno, un nero pieno. Essendo in gel non dovrebbe colare, dovrebbe mantenere più a lungo, fissarsi e il colore restare puro. Nel momento in cui si asciuga dovrebbe diventare opaco. Quindi sono curiosa di provarlo e ho preso anche il pennellino proprio della Makeup Forever, che a me piace provare, diciamo, altri pennellini, anche se io per l'eyeliner da giugno che ho avuto modo di provarli, gli ombretti con l'eyeliner incorporato di Kanebo, di Sensai, uso quello, in più uso il pennellino di Shiseido che mi trovo benissimo, quindi hanno una setola leggermente più lunga. Questo è molto molto piccolo, infatti se lo riuscite a vedere, e praticamente prende proprio tutta la rima cigliare in maniera sottile, quindi prende proprio anche gli spazietti piccoli tra una rima e tra una ciglia e l'altra. E quindi sono curiosa di provare questo pennellino piccolissimo ma allo stesso tempo molto corto. In più di Givenchy ho preso, cambio un attimo, passando ora dal viso agli occhi e alle labbra, il gloss, che è un gloss particolare
particolare, ma non per, tanto per il colore, perché lo possiamo trovare in Yves Saint Laurent, in Sisley, lo possiamo trovare in Collistar, però è particolare perché questo pennellino è nuovo. Riuscite a vederlo? È un pennellino nuovo a punta ed è completamente in gel, quindi non si piega, infatti resta duro, e sono curiosa di provarlo. Ha un odore pescato, quindi di pesca, ed è un ultra brillante in gel, quindi il gel dona anche volume alle labbra, e quindi ero curiosa di provare questo pennellino che è un po' duro da mettere sulle labbra e quindi che non si piega e che è diverso ovviamente dagli altri che anche io ho e che non ho e che ho avuto modo di provare. In più della linea di Make Up For Ever ho avuto regalato il fissatore spray per il viso, per fissare come broom il trucco, che devo dire la verità non lo conosco, non conosco quello della linea di MAC che ho provato, però io in maniera principale utilizzo quello sempre della bruma all'acido ialuronico della linea di Sensai, sempre perché mi dà un effetto straordinario, non crea spessore dopo averlo applicato, e quindi sono curiosa di vedere questo anche che consistenza ha rispetto agli altri. Al massimo utilizzo anche quello della linea di Clarence, che mi trovo molto molto bene. In più ho avuto questo dei make up tra virgolette, per, anzi un cleanse e un demi cap, va bene, per, da mettere sul demi cap per pulire i pennelli, e quindi sono curiosa di provare e vedere com'è. Anche quelli utilizzo, quelli della linea di MAC oppure quelli dell'Accademia di Milano, che tranquillamente utilizzo per pulire i pennelli, mi trovo benissimo perché purtroppo le nostre aziende non lo fanno, e quindi questo che mi è stato regalato non ho avuto ancora modo di provarlo perché è nuovo, ma lo proverò a breve. Inoltre della linea di Givenchy ho avuto dei campioni della linea Croisière, che è la linea della terra. Io non amo particolarmente le terre perché le uso solo per creare il contouring e per sagomare l'incarnato, però sono curiosa di vedere che effetto è e ve la mostro aperta. Eccola qui. Dovrebbe essere una terra luminosa, glow, perché illumina, quindi penso abbia dei pigmenti luminosi, ed è la numero 3, quindi è una media. Ho avuto da provare anche il fondotinta Mattissime, eccolo qui, per un effetto matte, e allo stesso tempo anche il Photo Perfection, che è il pelle su pelle effetto nudo. Quindi sono curiosa di vedere anche la resa del fondotinta al limite con Mr. Radiant come vanno. In più ho avuto da provare questi della linea di MAC, degli ombretti totalmente matte e opachi, che devo dire nelle nostre aziende non sempre proprio con questo pigmento e questo colore si trovano, quindi sono stata contenta di averli avuti, ve li mostro. Uno è un bianco proprio panna nel beige, eccolo qui, si può vedere tranquillamente. L'altro invece è un bianco lunare, però sempre opaco, quindi per creare anche uno smokey eyes d'effetto bianco nero, se con il nero è più facile trovarlo opaco nelle nostre aziende, bianco o così color panna era, è stato un po' difficile, quindi sono stata contenta di averli. E quindi vorrei provare delle sfumature al limite con questo beige un po' più chiaro, quindi anche giusto una base. Con il bianco non mi dispiacerebbe creare un'ombreggiatura, uno smokey eyes evidente bianco e nero, un po' anni 60, quindi con un eyeliner molto doppio, una linea molto marcata laterale, una sfumatura sotto con sia l'eyeliner in gel che dopo stemperato con l'ombretto. Quindi creerò questa tipologia di ombreggiatura e vi farò sapere poi come va. Quindi io volevo mostrarvi un po' questi miei acquisti, un po' questi regali che ho avuto, perché volevo sapere se voi li conoscevate, cosa ne pensavate, e per mostrarvi, perché trovo veramente importante che chiunque vada in un negozio, in questo caso parlo per me e del mio, che mi chieda dei prodotti che non è, è giusto che io sappia cosa sono, perché ho avuto modo non solo di provarli sulla mano ma personalmente di testarli su me stessa, e di poter dare poi un consiglio in maniera giusta, perché non c'è cosa più bella di poter dare un consiglio quando si sono provati dei prodotti e poter dare un'alternativa valida ad un prodotto che purtroppo nel negozio si può non avere.
quindi sono contenta di provarli. Spero che il video vi sia piaciuto, è una novità, spero che mi scriviate sempre, come sempre, nel mio blog o comunque che mi seguiate e che qualsiasi cosa io sono qui a disposizione. Grazie sempre di tutto e vi auguro una buona domenica. Ciao ragazze!